Buonasera, benvenuti a un nuovo numero di replay dallo studio centrale di TV6. Dunque, il Pescara ha chiuso la fase regolare del campionato al quinto posto dopo il pareggio casalingo con Limolese, un piazzamento che in estate nessuno si aspettava, considerando che dopo la retrocessione si era partiti con altri obiettivi. La classifica ha certificato la quinta posizione, ora spazio ai playoff che avranno il via il 1º maggio con la gara Pescara-Carrarese. Delusione negli ambienti sportivi biancoazzurri dopo la prestazione offerta nell'ultima giornata della regular season. In questa trasmissione ovviamente divideremo sempre gli spiazzi, prima analizzeremo l'aspetto tecnico-tattico, poi parleremo della società e l'ultima parte della trasmissione la dedicheremo anche al discorso plusvalenza. Vado a salutare i primi ospiti di questo numero, qualche ospite sta ancora arrivando. Ritrovo con piacere il collega Paolo Renzetti. Buonasera Paolo, Buonasera, ben grazie Emilio, rivisto. grazie. Un bentornato a Totò De Leonardis. Buonasera Buonasera, Totò, buonasera. un ben rivisto anche a Riccardo Clinco. Buonasera Riccardo, Buonasera, siamo in ciao, ciao. attesa di un altro ospite, poi se ne alterneranno altri durante la trasmissione. Saluto ovviamente Andrea Costantini. Buonasera Buonasera, Andrea. buonasera Enrico. Un ringraziamento a Maurizio Daguin in regia, a Loris Bennato alle telecamere. Allora Andrea, parto subito da te perché in poche parole ci spieghi come si svilupperanno questi playoff. Sì, si parte il 1º maggio, il Pescara poteva evitare questa partita, ma essere scesi al quinto posto costringe la squadra di Zauri a scendere subito in campo, lo farà contro la Carrarese. Le altre partite saranno Gubbio Lucchese e ancora Matelica Olbia. E in caso di passaggio del turno il Pescara se la vedrà con l'Ancona Matelica, se l'Ancona dovesse passare il turno. Se invece dovesse passare il turno l'Olbia, il Pescara se la vedrà con la vincente di Gubbio Lucchese e il secondo turno si giocherà mercoledì 4 maggio. A te. Ecco, no, ti chiedo ancora, se dovesse passare anche il turno, il secondo turno con l'Ancona o la vincente tra Lucchese e Gubbio, si può già avere un'idea, di come inizieranno gli ottavi di finale, quindi le prime partite di andata e ritorno? Assolutamente sì, perché già ora ci sono le 5 teste di serie, sono le 3 terze classificate di ogni girone e quindi la Feralpi Salò nel girone A, il Cesena nel girone B e il Palermo nel girone C. Poi c'è la migliore quarta tra tutti i gironi che è l'Avellino che ha totalizzato 64 punti, uno in meno rispetto all'Entella, ma essendoci meno partite col coefficiente di correzione, l'Avellino è la migliore quarta e sarà testa di serie. Poi c'è il Renate che è la quarta classificata del girone A e che sostituisce la vincente della Coppa Italia, che è il Padova che ha un piazzamento che fa entrare nei playoff la squadra stessa più in là, al turno successivo. Di conseguenza queste che abbiamo citato sono le 5 teste di Vogliamo serie. Il ricordare Pescara Palermo, sono Avellino. Feralpi Salò, Cesena, Palermo, Avellino e Renate. Queste Ok. saranno le teste di serie e saranno posizionate nell'urna, in un'urna apposita che è quella delle teste di serie. Il Benissimo. Pescara, se dovesse arrivare al terzo turno, sarà nell'altra urna, quella delle non teste di serie, e nel caso giocherà con una di queste l'andata all'Adriatico, il ritorno in trasferta. E non ci saranno supplementari. Non ci saranno supplementari, differenza reti pari, passa la squadra che gioca in casa il ritorno, che è testa di Ma è serie. un percorso talmente lungo che ci porta subito ad analizzare questo campionato che è arrivato alla fase finale, almeno per quanto riguarda il torneo regolare. Quinti in classifica. Cosa vuol dire aver concluso questa stagione al quinto posto, Totò? Ma guarda, io credo che insomma, il Pescara probabilmente non ci è arrivato al meglio della condizione, cioè in questa ultima fase abbiamo visto i giocatori di maggior peso hanno diversi problemi, parlo di Pompetti, parlo di Pontisso, lo stesso Ferrari che mi sembra faticato, pur avendo trovato il miglior Dursi della stagione, però i punti chiave, cioè ci metto pure Zappella che insomma. Il problema credo che sia soprattutto quello di ritrovare la condizione di questi giocatori. Tu stai facendo questo discorso ovviamente per le ultime partite, però la mia domanda era su tutto il campionato, cioè quinti in classifica è un flop. Beh sì, questo sicuramente, insomma, l'attesa era comunque di arrivare al terzo o quarto, visto che al primo e al secondo purtroppo il Pescara non ci si è mai avvicinato, però c'era questa possibilità.
Certo non è tanto, le ultime tre partite alla fine Pescara ha fatto 7 punti, voglio dire, quindi credo che sia ampiamente, mentre le precedenti 4 Pescara ha fatto solo 3 punti, quindi il problema credo che sia nato soprattutto in quella. Ecco, ricordiamo, alla fine del girone d'andata il Pescara ha totalizzato 31 punti, in questo girone di ritorno 34 punti, sì. Si pensava ad un ritorno migliore, anche perché a gennaio erano arrivati due buoni centrocampisti, sì. E invece è cambiato poco a livello di risultati. Sì, è cambiato poco, ti ripeto, proprio la fase peggiore credo che sia stata l'ultimo Auteri, nel senso non è solo colpa sua chiaramente, però è ovvio che 4 partite, 3 punti, lì il campionato ha preso un certo indirizzo, poi alla fine se vai a vedere i 7 punti nelle ultime 3 partite sono un ottimo bottino, voglio dire. Se allora Riccardo, di chi è figlio questo quinto posto? Di una stagione che era partita abbastanza bene, ma che poi piano piano si è dissolta. Non abbiamo mai trovato il filo conduttore di questa squadra. È arrivato Luciano Zauri nelle ultime 3 partite, ha cercato, ma per il momento non si vede ancora la mano del secondo allenatore. È una squadra che, come dico sempre, non combatte, la vediamo forse anche un po' giù di forma, come diceva giustamente Totò. E non è ancora, non lo so, c'è qualcosa in questa squadra che non va. Eppure ogni tanto si vede anche qualche giocata, sia da qualche singolo, quale Clemenza, anche quale Rauti, si vede qualche giocata anche di livello superiore. Però nel complesso di 90 minuti questa squadra ha dei momenti di buio, alterna dei quarto d'ora buoni a dei quarto d'ora che è completamente assenza, è abulica. Quindi c'è qualcosa in questa squadra che non va. Ecco Paolo, la gestione di questo campionato è costata la società 7 milioni, altre squadre hanno speso anche di meno e si ritrovano anche davanti al Pescara. Cosa non ha funzionato? La scelta iniziale dello staff tecnico, l'allestimento della squadra, o hai un'altra chiave di lettura? Ma no, io credo che adesso, diciamo, al termine della stagione regolare delle cose si possono dire anche con una certa chiarezza, perché il campionato quanto a stagione è finito, in quanto a campionato in sé per sé, possiamo dire che la scelta di Auteri probabilmente non è stata oggi, ripeto, lo possiamo dire, una scelta illuminata, ma io credo che il Pescara in questa stagione, chiudendo al quinto posto e dunque sicuramente chiudendo in maniera deludente, ripeto, la prima fase della stagione, perché adesso ci saranno i playoff, ha pagato anche un mercato che è stato un mercato con troppi chiaroscuri, perché è una squadra secondo me costruita strutturalmente non bene, con tanti giocatori per alcuni ruoli e pochi per altri, ed è stata poi, come spesso accade a Pescara, non si sa perché, anche una squadra che poi è stata sopravvalutata da tutti, perché quest'estate un po' tutti gli addetti ai lavori, noi dicevamo che questa era una squadra che poteva sì competere anche per il primo posto, e se noi andiamo a vedere i nomi che compongono questa squadra, sono nomi di assoluto rilievo, sono nomi, e ci sono giocatori nell'organico del Pescara che credo non abbiano nulla da invidiare a quelli della Reggiana e del Modena. Se poi noi andiamo a vedere la classifica, c'è un distacco abissale tra le prime due ed il Pescara, che ovviamente può essere spiegato sicuramente con una sopravvalutazione dell'organico, un rendimento non all'altezza di troppi giocatori, e poi sicuramente scelte fatte in estate dalla società, dal direttore sportivo, che non hanno pagato appieno. Ovviamente Auteri è stato l'allenatore di questa squadra per tutto il campionato, eccezione fatta per le ultime 3 giornate, e chiaramente ci sono delle responsabilità. Chiudo dicendo che però le ultime 3 partite di campionato, Enrico, ci hanno anche detto che ovviamente Zauri non poteva fare miracoli e cambiare una squadra in 10 giorni, però il Pescara che abbiamo visto nelle ultime 3 giornate, al netto dei 7 punti conquistati su 9, non mi è sembrato un Pescara entusiasmante, anzi devo dire che nella gara con il Grosseto Pescara non meritava di vincere. A Pistoia c'era stato un buon secondo tempo, ma un primo tempo sicuramente non all'altezza, e con l'Imolese c'è stata una gara abbastanza deludente. Quindi voglio dire, le ultime 3 partite hanno ricalcato quello che Pescara ha fatto in questa stagione, anche se in panchina sedeva un altro allenatore. E andiamo a sentire allora cosa ha detto in breve Luciano Zauri dopo il deludente pareggio con l'Imolese.
La squadra deve azzerare, nel calcio purtroppo quello che si è fatto ieri per fortuna non conta nulla, per cui azzeriamo tutto velocemente, lo sapevamo che andavamo ad affrontare questi playoff, poi avessimo fatto 3 giorni in più o in meno, è chiaro che era meglio ovviamente riposare quei giorni in più. Si parte tutte alla pari, per cui inizia un altro campionato per noi, speriamo lunghissimo, quindi è una squadra che farà di tutto per poter passare il turno esattamente come noi, quindi credo che sarà una partita sicuramente dura, 50-50, sarà una partita talmente da giocare che sarà difficile per noi, ma sarà difficile anche per loro, perché noi abbiamo voglia di fare bene, di migliorare quello che abbiamo fatto fino adesso. Facciamo di professione questo, quindi la palla deve essere uguale sia quando le cose vanno bene che quando vanno meno bene, per cui potremmo fare sicuramente meglio nella fase di costruzioni con più qualità. Totò, secondo te qual è stata la difficoltà maggiore che ha trovato Zauri in queste prime settimane di lavoro? Ma sicuramente, come ho già accennato, il problema è la condizione fisica dei giocatori più importanti e poi quello di dare un assetto definitivo, voglio dire, cosa che non abbiamo visto purtroppo durante l'anno, quindi era come di ricostruire questa squadra. Pensi che questa settimana lavorerà proprio per trovare il suo 11? Sì, ma secondo me sì, credo che l'11 sia quello schierato alla prima e alla terza partita, voglio dire, quella con questo 4-3-2-1. Però il problema, ti ripeto, a mio avviso è soprattutto la condizione fisica, soprattutto dei centrocampisti. Mettiamoci anche Diambò, che è uno che è mancato in questo periodo, che potrebbe essere una valida alternativa. Purtroppo Diambò secondo me avrebbe dovuto trovare spazio molto prima in questa squadra, magari sarebbe cresciuto, voglio dire. Quindi il lavoro è quello di dare compattezza alla squadra, perché sul piano del gioco c'è poco da fare, le linee del Pescara sono quelle. Ha avuto adesso la fortuna, ma anche l'abilità, di ritrovare Dursi, che nel corso della stagione l'avevo visto soltanto a fasi alterne e senza mai brillare troppo. Ricordiamo pure che Dursi, nella precedente, pur essendo il pupillo dell'allenatore, è stato schierato alla destra, alla sinistra, centravanti, panchina. Non per colpa sua, certo. Sì, esatto. Dire. Credo che invece adesso comunque lui abbia trovato questo equilibrio ed è, secondo me, è fondamentale insieme a Clemenza. A mio avviso sarà importante ritrovare la condizione di Ferrari, l'abbiamo visto, io l'ho vista anche nell'ultima partita, molto affaticata, non brillante, insomma. Qui arriva il momento dei rimpianti, credo che si debba rimpiangere anche la cessione di De Marchi, che secondo me era del tutto illogica, quello di avere De Marchi, magari Cernigoi non ce ne voglia, però sicuramente De Marchi era più affidabile in varie situazioni, poteva giocare assieme a Ferrari o alternarlo, il giocatore di un altro spessore rispetto a Cernigoi che stiamo vedendo adesso, insomma. Andrea? Sì, intanto una precisazione su quanto detto in precedenza, perché abbiamo parlato delle teste di serie, ma per quanto riguarda l'Avellino è bene precisare che l'Avellino sarà testa di serie se supererà il secondo turno, certo. Perché l'Avellino non giocherà il primo, entrerà nel secondo turno, se lo supererà sarà tra le 5 teste di serie, se l'Avellino non passa e il Pescara passa invece il secondo turno, a quel punto sarà il Pescara testa di serie, questo perché il Pescara è la migliore tra le quinte, mentre l'Avellino è una però squadra quarta classificata. Posso chiedere all'Avellino con chi dovrà giocare l'altro turno? L'Avellino dovrà giocare contro squadra che potrebbe essere Foggia o Turris. Questo lo sapevo. Stiamo parlando già del secondo turno, invece l'obiettivo adesso è partita per partita, anche se si giocherà ogni 4 giorni, ogni 3 giorni, quindi i tempi sono ristretti, non si avrà nemmeno la possibilità di rifare una preparazione apposita, certo. Perché anche in questo caso si paga il fatto di non essere arrivati quarti. Comunque, Andrea, tu volevi chiedere qualcosa ai nostri ospiti? No, quanto può essere condizionante, se lo sarà, giocare una partita contro una squadra che sulla carta quest'anno ha vinto una sola volta in trasferta. Ricordiamo che la Carrarese ha un solo risultato, la vittoria, perché col pareggio o con la vittoria del Pescara, dopo 90 minuti, avanza il Pescara. La Carrarese deve vincere a Pescara se vuole passare il turno, ma quest'anno in campionato ha vinto solo una volta in trasferta, pur avendo però fatto... Pescara...
Pescara fece una grande impressione. Ma anche se mettiamo lo scorso anno, la Carrarese, l'ultima vittoria in trasferta nello scorso campionato fu datata 17 febbraio 2021, quindi una squadra che in trasferta va molto male. No, dicevo, in effetti la Carrarese credo che sia stata l'avversario più ostico incontrato dal Pescara all'Adriatico, insomma, a me fece una grandissima impressione. Soprattutto giocava la Carrarese, mi fece una grandissima impressione, però adesso la classifica dice... C'è molto pessimismo comunque negli ambienti sportivi pescaresi, perché c'è la delusione del terzo anno consecutivo, dopo le due retrocessioni, crediamo anche che... Non è che arrivi un pubblico più numeroso in questa partita dei playoff, forse, quando arriveremo ai quarti di finale, semifinali, il pubblico potrebbe, usiamo sempre il condizionale, cominciare a crederci, no? Sì, però il pubblico va allo stadio per la prestazione della squadra, la squadra sta facendo sempre delle prestazioni modeste e quindi uno non viene attratto. Non sai, ci crede nessuno. Quindi. No, però guarda, devo dirti anche una cosa, che... A volte sono proprio quando tu hai tante aspettative per i playoff e poi mai fai male, se ci vai senza aspettative poi magari porti a casa qualcosa di insperato. È un campionato diverso e come tutti i campionati diversi cambia completamente tutto. Faccio un esempio, tornando agli anni vecchi, nel 1982 l'Italia fece un girone di qualificazione terribile, si qualificò perché ha pareggiato l'altra squadra all'ultimo minuto, andò agli ottavi di finale nel gironcino di ferro Brasile-Argentina e poi vince che mi ha tu da Zauro ti aspettavi qualcosa di diverso? Io Luciano è un grande lavoratore, io credo che Luciano abbia ripreso un po' anche la parte atletica in queste tre partite, magari ha fatto dei carichi un po' più pesanti proprio in preparazione dei playoff. Credo che abbiamo pagato anche la parte atletica in finale dell'Imolese, perché li ha un po' ricaricati con dei carichi in previsione di andare e di rimetterli un po' in forma. È un mio pensiero, ma ho visto proprio che nel secondo tempo con l'Imolese eravamo sulle gambe. Ecco, la sorpresa in positivo, come diceva Totò, è sicuramente Dursi, mentre ci sono delle sorprese in negativo. Tra queste, purtroppo, dobbiamo sottolineare anche il portiere Sorrentino, che nelle ultime gare non ha dato più quella sicurezza, ma c'è anche da considerare l'età, che aveva nelle prime partite, così come l'esclusione di Veroli, che è passato nel dimenticatoio, l'impiego forse affrettato di Nzita. È ovvio che tutte le scelte, quando non arrivano i risultati, vengono messe in risalto. C'è qualcos'altro che puoi rimproverare all'allenatore? Ma no, io credo che tu abbia un po', Enrico, toccato il lato debole di questa squadra, perché prima giustamente Antonio parlava dei problemi a centrocampo di questa squadra, perché ci sono dei giocatori che non sono in grande condizione e in avanti c'è il giocatore principe del Pescara, che anche lui, diciamo, non è al meglio, quest'anno ha avuto qualche problema. Però io credo che il problema grosso invece del Pescara, e lo dicono i numeri, non lo dico io, sia la difesa, perché questa squadra subisce sempre gol, ha subito 41 reti se non erro in questo campionato, e per una squadra che doveva puntare ad un piazzamento molto alto in classifica sono stati tanti gol. Quindi una squadra che ha una difesa che purtroppo non è molto affidabile, è una difesa che ha giocatori anche di esperienza come Drudi, come Ingrosso, come Gherardi, che per esempio aveva giocato una partita all'inizio e poi anche lui è scomparso dai radar, e subisce però sistematicamente gol in tutte le partite. E credo che questo sia, siccome Zauri è stato difensore nella sua carriera da giocatore, dovrà secondo me lavorare molto sull'aspetto difensivo, perché questa squadra incassa sempre e sistematicamente gol. Intanto è arrivato un altro ospite, lo perdoniamo per il ritardo perché oggi è un giorno festivo. Saluto Giuseppe Tambone, specialista di diritto e economia dello sport. Ciao. Buonasera Giuseppe, e perdonatemi, ritornato. Ma abbiamo iniziato traffico non previsto. Abbiamo incominciato a parlare di calcio, poi avremo altri argomenti che ti interesseranno anche più da vicino. È ovvio chiederti così la prima domanda un po' generica: di chi è figlio questo quinto posto del Pescara? Ma credo che sia un po' la risultante di una stagione in cui tutto il gruppo, dalla società, l'allenatore e anche i giocatori, hanno trovato delle difficoltà forse non previste,
dovute a probabilmente qualcosa che non è andato nella fase di programmazione in estate, perché è vero, e qui bisogna dire che comunque non era facile smaltire tanti giocatori che avevano e che si portavano dietro dalle passate stagioni, ma probabilmente il grosso equivoco di una squadra che non era proprio un vestito preciso per un allenatore che aveva quello spartito e che quindi i classici musicanti dovevano conoscere o tendenzialmente essere adatti a suonare, e credo sia stato un handicap fondamentale. Chiaro che poi quando si ricostruisce un gruppo ci vuole tempo, e in quel tempo lì altre squadre sono scappate, e quindi è stata sempre una stagione. Dando merito al Modena e alla Reggiana, assolutamente. Però si poteva fare qualcosa di più per soddisfare le esigenze tattiche dell'allenatore. Diciamo che il distacco tra il Pescara, ma anche quelle immediatamente vicine, e le prime due era un distacco non proponibile, comunque non ipotizzabile in queste proporzioni. Io ho avuto modo a inizio stagione, ma pensavo di andare sul sicuro, perché era praticamente facile individuare le squadre che avrebbero occupato i primi posti in classifica. Alla fine 4 su 5 in maniera molto facile son venute fuori. È chiaro che era una stagione molto scontata in un girone che io continuo a ritenere, dai toni tecnico-tattici, molto bassi, ma molto molto bassi. Però ecco, c'è stata questa squadra che non ha ingranato subito, quindi nella costruzione della squadra quest'estate, bravi a dismettere, un po' meno a... Ecco, poi a gennaio si è cercato un po' di rimediare con qualche tassello anche indovinato, tipo sì. De Risio, tipo Pontis, però alla fine, lo dicevamo prima, non c'è stata questa differenza sostanziale anche in termini di risultati, perché 31 punti nel girone d'andata, 34 nel girone di ritorno, con il cambio dell'allenatore nelle ultime partite, alla fine contano i numeri, e i numeri non sono cambiati. Sì, alla fine, pur avendo aggiustato in alcuni ruoli fondamentali con i nuovi arrivi, io credo che il Pescara in questa stagione abbia pagato degli atteggiamenti anche sbagliati in corso di partita, dovuti probabilmente, ma dall'esterno forse è fin troppo facile parlare, dal fatto che questa squadra non mi ha dato l'impressione di avere dei punti di riferimento, cioè di avere un giocatore che in mezzo al campo è un leader che accende e alza un po' il ritmo quando vede che si sta abbassando, non avendo probabilmente trovato forse nell'allenatore, non dobbiamo fargliene una colpa, è un problema di leadership che nascono dentro lo spogliatoio, anzi in genere quando è l'allenatore, vedi Zeman, che diventa il leader dello spogliatoio, c'è qualche problema. Però ecco, non avendolo potuto trovare, dico giustamente, nell'allenatore, probabilmente nella squadra, proprio per evitare ecco, questi momenti, questi cali, l'approccio sbagliato, poi la partita ti si complica, oppure ecco, anche nell'occasione della partita di ieri, trovare uno o due giocatori che riescono a leggere il momento, a preparare la partita nel ritiro, nello spogliatoio, nel sottopassaggio in mezzo al campo, io credo che chi ha giocato e chi ha esperienza di giornalisti questa, come voi, può essere questa una concausa, mi capisce, diciamo. Non la causa, la concausa. No, vabbè. Ma sicuramente, cioè, comunque non dimentichiamo l'andamento di questo campionato, purtroppo l'improvvisazione portata avanti per 4-5 mesi superano quelli che poi erano i problemi della squadra, io voglio dire questo, cioè non possiamo dimenticare che questa squadra ha cambiato assetto, giocatori, nel corso della stessa partita, cioè non c'è stata questa, la costruzione della squadra è stata molto precaria, nel senso che erano, cioè Auteri ha impostato il suo lavoro una gestione anomala, voglio dire, perché non ha avuto mai questa formazione sicura, tant'è vero che poi alla fine ha cambiato modulo, l'ha ricambiato, l'ha cambiato più volte. Purtroppo quei mesi là non è che sono trascorsi in vano, sicuramente. Cioè, voglio capire, Auteri è stato aiutato o no? Lui si è dato, secondo me, la zappa sui piedi, voglio dire, più che aiutato. Secondo te, Riccardo? No. E chi poteva aiutarlo? La squadra.
la squadra. Secondo te, Paolo? Sì, non è stato aiutato da molti giocatori della squadra che hanno reso meno di quello che si pensava. Maniera... Prima si parlava di Dursi, che stiamo vedendo oggi come giocatore che in questo Pescara fa la differenza, però dobbiamo ricordare il Dursi di 8 mesi, un giocatore ombra nel Quindi Pescara. Quindi Auteri ha aiutato Dursi, non viceversa. Giuseppe, male. Secondo te? Difficile, ma sicuramente non si è creato quella sinergia tra il gruppo e l'allenatore, perché uno dei due o tutti e due in alcuni momenti erano in difficoltà. Quindi, no, parlo anche della direzione tecnica in fase di mercato, sia in estate che a gennaio. Ma io credo che chi prende quel tipo di allenatore, come chi prende Zeman, deve sapere perfettamente che tipo di allenatore è, che giocatori vuole, quindi fare le scelte conseguenze. Paragone non appropriato. No, dico. Conferma. No, scusate, nel senso conferma. Che è una lettura. Cioè Zeman 4-3-3 gioca in quel modo, gli devi prendere quel tipo di giocatori. Stessa cosa con Auteri. Poi lui anche nella sua carriera è sempre stato un tra virgolette integralista, e quindi era un progetto tecnico ben definito. Aver preso giocatori non adatti per lui è stato devastante. Bene, ci fermiamo per la prima volta, andiamo in pubblicità, torneremo tra qualche istante. Grazie. Notti d'Oro, in corso Umberto I 310 a Montesilvano, ha aperto un nuovo store di oltre 1000 metri quadrati di materassi dei migliori brand internazionali. Dorelan, Dorsal, Simmons, Manifattura Falomo. Inoltre troverete una vasta esposizione dei migliori marchi, quali Bontempi, Noctis, Le Comfort, Samoa. Da Notti d'Oro conviene! Notti d'Oro, corso Umberto I 310, Montesilvano. Parlare con i tuoi amici, sentire il suono delle loro risate e in lontananza il rumore del mare. Ascoltare i consigli di chi condivide la tua passione, il tuo lavoro. Rispondere con sicurezza ai loro dubbi. Tutto questo è più vicino di quanto pensi. Perché i professionisti dell'Udito Maico sapranno guidarti verso la soluzione più adatta per il tuo benessere. Da più di 60 anni facciamo del nostro meglio per farti sentire bene. Ritrovare il piacere di ascoltare è semplice. E tu? Cosa aspetti? DZ Insurance Sport. Oltre 25 anni di esperienza nelle coperture assicurative nel mondo dello sport. Prodotti altamente mirati per atleti professionisti. Un team specializzato per ogni disciplina sportiva o di qualsiasi altro settore a livello internazionale. Questa è la DZ Insurance Sport. Zampa corta assicura lo sport. Salve, sono Emilio De Florentis. L'impresa funebre della nostra famiglia nasce nel lontano 1945 in una piccola bottega artigiana nel cuore di Pescara Vecchia, dall'intuizione di mio nonno Emilio e del padre Emilio. Da quel momento, da 72 anni, la tradizione continua e dal 1995 io e mio padre Alfredo abbiamo aperto la nostra impresa, che a Pescara ha sede in via Spaventa, nella zona dello Stadio Adriatico. Emidio e Alfredo De Florentis, 085 66 021. Dal 1970 Time Rivestimenti è un'azienda sempre all'avanguardia nel settore delle ristrutturazioni generali, interni ed esterni in tutta Italia. Realizziamo per privati ed aziende lavori di rifinitura di ogni genere, ristrutturazioni chiavi in mano, attività commerciali, impianti sportivi, impianti idrici ed elettrici, arredamento su misura, controsoffitti e cartongesso, isolamenti termici ed acustici, strutture esterne, pergotende e tetti in legno, arredo urbano in genere. Su tutti i social trovi sempre online le nostre novità. Contattaci su timerivestimenti.it. Ti piace l'eleganza, ma non vuoi rinunciare alla comodità? Sei un tipo originale e cerchi un'auto da personalizzare? La concessionaria Fiat Danelli è quella che fa per te. Una ricca esposizione di modelli che spaziano dalla 500, 500X, Panda, Tipo ed il ritorno del mito, la nuova 124 Spider. E poi Lancia, Abarth e veicoli commerciali. Inoltre, la concessionaria Fiat Danelli vanta un'efficiente officina dotata di ricambi originali. La concessionaria Fiat Danelli ti aspetta in via Bovio 137 a Pescara, con ingresso in via Raffaello 30, aperti anche il sabato, mattino e pomeriggio.
Eccoci di nuovo in studio con Giuseppe Tambone, con Riccardo Clinco, Antonio Leonardis e Paolo Renzetti. Nell'ultima parte della trasmissione avremo un altro ospite. Allora, si parte domenica 1 maggio contro la Carrarese. Vabbè, una squadra vale l'altra, Giuseppe? Come sì, avversario? Sì, in questo momento sì, anche perché Pescara si è messo nella non semplicissima situazione di dover praticamente vincere quasi sempre, ad eccezione del primo turno, dove ha questa anche pareggio. Sì, diciamo, bisogna vedere, ecco, chi incontri nella fase a girone, perché hai una situazione, però nel momento in cui cominciano a entrarti le quarte, le terze, le seconde, lì si fa dura. Riccardo, per il 1 maggio vedremo una squadra diversa o no? No. No, perché non credo che entri. Proprio fiducia zero. Ma no, fiducia zero. Ma hai detto come se fosse una cosa scontata. Ma no, mi aspetto un Pescara che speriamo faccia una partita un po' più di gamba. Ma il Pescara è questo, cioè cosa mi posso aspettare in 3 giorni? E forse andando avanti, se passiamo al primo e secondo turno, magari mi aspetto che in una settimana in più, anche in 10 giorni in più, qualcosa cambia. Al 1 maggio mi aspetto che almeno ci mettano la voglia di vincere, cosa che non hanno messo, e questa rabbia agonistica che manca, ma soprattutto anche un po' più di qualità, perché anche la qualità, io anche su questo volevo parlare ultimamente, non è che ne vedo tantissima di qualità. Noi continuiamo a dire: ma questa squadra ha qualità, qualità. Io questa squadra l'ho visto fare 2 o 3 azioni in una partita, cioè, tutta questa qualità onestamente non la vedo. Anzi, di più, Limolese ha fatto, parliamo di una della penultima, ha fatto molte più azioni costruite rispetto a noi. Parlo di costruzione dell'azione. E questo mi fa un po' pensare. Totò, sei sulla stessa lunghezza d'onda di Riccardo per quanto riguarda grosse sorprese? Parzialmente, voglio dire, cioè, non è vero che non abbia qualità. No, no, sul fatto che possa cambiare la squadra. No, che possa migliorare sicuramente. Io appunto quello che mi auguro, che so, già il recupero di Zappella potrebbe essere molto importante anche per gli equilibri della squadra, anche la capacità offensiva, voglio dire. Io quello che temo è che sono i giocatori portanti, a questi ci metto anche Drudi, che non è che sia brillante in questa fase. Quindi tu prendi Drudi, prendi Derisio, prendi Pontisso, prendi Pompetti, è ovvio che la qualità viene meno, voglio dire, perché sono i giocatori che dovrebbero dare garanzia di esperienza e di qualità. È ovvio, il problema per Pescara e anche di Zauri è quello di riuscire a ripresentare una formazione in grado di recuperare quello che in questo momento non ha, come diceva anche Giuseppe, sì. Esattamente, cioè, il tempo c'è, voglio dire, io non credo che questa squadra debba essere compassa in questi playoff. Ha le possibilità comunque, però lo deve dimostrare. Senza illuderci più di tanto, ovviamente. Certo, certamente. Paolo, sì, dimmi, no, Andrea. C'è anche un problema di tempi, perché come hai ricordato in precedenza si giocherà ogni 3-4 giorni, sì, se sì. Il Pescara va avanti si moltiplicheranno gli impegni e ci sarà poco tempo e per lavorare per ulteriori miglioramenti e per recuperare giocatori eventualmente infortunati o affaticati. Allora Paolo, ti faccio la domanda perché vorrei subito mandare in onda l'intervista che hai realizzato dopo la partita con Limolese con il presidente Sebastiani, che ti dà qualche novità sul futuro della società. Andiamo a risentire un breve passo. Lei aveva detto qualche tempo fa, insomma, che entro un mese e mezzo si poteva chiudere, si poteva avere qualche notizia positiva sul fronte societario, cosa ci può dire? Guardate, è l'unico lavoro che sto facendo, da un anno a questa parte è l'unico lavoro che mi impegna veramente tanto, quindi sicuramente appena ci sarà la possibilità e appena ci saranno i tempi giusti qualcosa succederà. Quindi è questione di tempi? Ma non è che le operazioni si chiudono così in un giorno, anche perché comunque ci sono le fasi della due diligence, ci sono le fasi di guardare quello che tu hai raccontato alla gente, di fare toccare con mano quello che hai fatto, quello che c'hai, quello che non hai, quindi ci vuole il tempo suo, ma non, sicuramente è un lavoro che sto facendo e quindi lo porterò avanti, perché è mia intenzione cercare di dare continuità alla società del Pescara, ma sicuramente lasciare la società. Presidente, qualche giorno fa la Guardia di Finanza era venuta negli uffici del Pescara per questioni riguardanti alcuni bilanci degli anni passati. Lei è tranquillo in merito a questa vicenda? Assolutamente sì, abbiamo dato tutto quello che ci hanno chiesto, siamo tranquilli, basta leggere la sentenza
del 2017 per capire se dobbiamo essere tranquilli o dobbiamo essere preoccupati. Magari prendetevela e leggetela in modo tale che vi preoccupate meno pure voi. Io credo che la cosa assurda che in questa situazione è che siamo noi chiamati a dimostrare un qualcosa che, ma non perché giustamente la procura, la Guardia di Finanza fa il suo lavoro, se uno fa un esposto è giusto che si apra un fascicolo e si apra un'inchiesta, il problema è di chi fa l'esposto. Presidente, per chiudere, poche ore fa il Presidente Nazionale della Federazione Italiana Gioco Calcio ha speso parole importanti, positive, ha detto la società del Pescara è un esempio di continuità nel mondo del calcio in un momento difficilissimo per il mondo del calcio. Ma questo secondo me, sicuramente ringrazio il Presidente per le belle parole, ma questo sicuramente non è un qualcosa che probabilmente fa piacere a Pescara. Pescara è abituata a vivere di altre cose, probabilmente di apparenza, di far vedere, e quindi magari se avere una società che in questi anni non ha mai dato problemi a nessuno, non ha mai chiesto soldi a nessuno, e si è sempre comportata bene, e lo dicono i fatti, perché non abbiamo mai avuto penalizzazioni, non abbiamo avuto mai nulla, abbiamo costruito tanto. Siete nello sport, forse nel calcio ancora prima di me. Pescara non credo che abbia mai avuto un settore giovanile, non credo che abbia mai avuto un centro sportivo, non credo che abbia mai avuto un convitto per i giovani, non credo un sacco di cose, però non va bene perché c'è Sebastiani. Allora Sebastiani se ne va e poi quello che viene farà meglio di Sebastiani, o quello che farà saranno fatti suoi, a me non mi interessa più di tanto. Giuseppe Tambone, come leggi questo sfogo a fine partita del Presidente Sebastiani? Obiettivamente come le dichiarazioni di un dirigente che è, credo, deciso a passare la mano, che deve stare attento a chi passa la mano, perché di squali in giro ne girano sempre tanti. Quindi credo che quando dice che nell'ultimo anno è quella la sua attività, il suo lavoro, un po' esagera, perché chiaramente credo che abbia gestito anche, abbia seguito le sue aziende e l'altra parte del club, però obiettivamente credo che sia una pianificazione in uscita che abbia fatto. Poi è chiaro che ogni passaggio lascia tanti interrogativi, ogni passaggio ha tante difficoltà, perché comunque in questo momento il Pescara paga anche e soprattutto un posizionamento in una Lega Pro che probabilmente non rende nemmeno merito a tutta una serie di strutture, di investimenti e attività che comunque il club ha fatto. Però in questo momento, ecco, lo chiedo un po' a tutti, però siccome i tempi sono lunghi, molti pensano che non ci sia la volontà o la concretezza. Lunghi da qui a venire o in precedenza? No, anche in precedenza, perché si sta parlando di questa eventuale cessione da diversi mesi, saranno anche tempi giustificati, però molti pensano che non ci sia concretezza o nell'acquisizione o c'è poca volontà di cedere. Se ti posso dire, sì, quella che è la mia sensazione, la mia conoscenza, certo, di queste cose, perché nessuno sa. No, dico di queste cose, nel mondo del calcio forse l'80% delle società sono potenzialmente acquistabili, acquisibili, e girano tantissimi sodalizi, imprenditori eccetera, che si buttano nel fare trattativo, nel chiedere informazioni, nel mettere qui di mezzo. Si parla di un gruppo italiano e di due gruppi americani, senza sapere però sì, nomi. Sì, è chiaro che bisogna capire bene, calibrare bene, perché quando parliamo di gruppi americani, imprenditori che sono lontani, devono essere, avere perlomeno dei ganci, chiamiamoli così, degli agganci sul territorio. Se sono dei fondi, devono vedere la redditività a medio termine, nel giro di 2-3 anni, oppure l'idea di più difficoltà nel chiudere in fretta la trattativa. Probabilmente no, forse con i fondi è un po' più semplice, perché nel momento in cui il fondo è mentalizzato, che vede il valore attuale
e fa un progetto a 3, 4, 5 anni, è chiaro che in quel momento lì, se ha disponibilità lo fa, se non ha disponibilità e non vede questo non lo fa. Il vero problema con i fondi è che sei sempre precario, perché il fondo da un momento all'altro vira verso un'altra situazione, e allora a sua volta va cercando qualcuno che prenda in carico questa società, e la prenda in carico in maniera da fargli fare un utile rispetto all'altro, perché il fondo funziona così: arrivano soldi da tante parti e poi ci sono i dividendi, quindi il margine dell'imprenditore, della visibilità del territorio, della costruzione sportiva è credo azzerata. Ecco, mi rivolgo sempre alla nostra memoria storica. Totò, è la prima volta, a prescindere dall'esperienza con Pincione, che la società Pescara Calcio non punti ad un avvicendamento con imprenditori locali. Questa volta si parla addirittura di fondi americani, è un rischio in più. Ma secondo me sì, come diceva il nostro amico, è abbastanza nebuloso quello che possiamo ipotizzare per il futuro. Io per questo finora non ho dato mai grosso peso a questo cambio, perché veramente il problema dei fondi, non sai, non è che tu, come dice spesso il presidente, devo lasciare la squadra a persone serie, ma questo non te lo dice nessuno, voglio dire, che è abbastanza chiaro. Non te lo dice nessuno che sono serie, oppure. Sì, che sono serie o non sono serie, voglio dire, non proprio perché fai fatica anche a individuare chi è il referente. Esatto, perché il fine è ovviamente è quello di trarre profitto da questo passaggio. Quindi se il fine è quello, non capisco. E allora a cosa si va incontro? Ma io, secondo me, è difficile che cambi, insomma, la gestione, anche perché se rileggiamo questi ultimi 6 mesi, insomma, Sebastiani ha fatto tutto tranne che quello dare l'impressione di voler andare via, voglio dire, che so, ha allestito una squadra sulla carta competitiva, ha fatto uno sforzo a gennaio per potenziarla, ha soprattutto potenziato il settore giovanile, ha addirittura acquisito nuove strutture, cioè Montesilvano, Silvi, per cui tutto quello che sta facendo. Quando non è la certezza di vendere, tu devi andare avanti. Sì, però ricorda che sono 6 mesi che stiamo trattando, e quindi per cui quello che sta facendo lui sta portando avanti un progetto che prescinde da questo passaggio di consenso. Saresti sorpreso se alla fine vendesse la società? Sì, secondo me sì, anche perché. Riccardo. A parte che non è 6 mesi, ma è molto di più, sì, certo, che si parla della cessione della società, è quasi un anno e mezzo. Io mi ricordo Natale scorso che si è iniziato a dire: ma vediamo la trattativa, voglio lasciare la società in mano a persone che danno la continuità. Adesso io posso capire che Pescara è una grande società, però un anno e mezzo di trattativa con più partner diversi, cioè mi sembra onestamente, come ti posso dire, una, non lo so, una. Ma quando dici questo, pensi che sia il presidente a inventare tutto, oppure gli altri non arrivano alla conclusione? Magari, ma allora guarda, quella di Pavanati, mi ricordo il nome, era una bufalata. Sì, però sono 3 mesi, stanno avanti 3 mesi, c'è, non c'è. Però ci ha fatto divertire. Beh, quindi non c'era nulla. No, c'era però, no, c'era, quindi, non c'era lui. C'era, ma non c'era nulla. Poi adesso c'è questi segreti, un po' di Pulcinella, nel senso che se una società vuole prendere un'altra società, non è che qui stiamo parlando di. Cioè non capisco, è un po' troppo, parlando sempre di società serie, tutto un po' troppo nebuloso, un po' non si capisce. Poi un'altra cosa che veramente non capisco è sempre un mese dopo, tra un mese dopo, abbiamo finito. Sembra quasi una tattica per far sì che la gente, beh, tanto sta vendendo, lo lascia un po' in pace, perché forse era anche stufo di essere ogni volta preso di mira, e forse dicendo ma questo. Ma in quel caso non si parlerebbe, non si direbbe nulla, e le cose andrebbero avanti. Sì, però guarda, silenzio. Ascoltami, io nel mio vero lavoro ho fatto tante trattative di società, io delle cose così non le ho mai viste. Cioè, la società un anno e mezzo. Sentiamo Paolo Renzetti, che anche voce ANSA, quindi sente imprenditori, fonti fuori dal calcio. Io credo che il problema è uno solo, non è tanto il voler cedere la società,
che credo sia la volontà del Presidente, sia una volontà acclarata, perché lo vediamo anche dalle parole di Sebastiani, Presidente stanco dopo 12 anni, io credo che la volontà di cedere questa società ci sia, altrimenti non si spiegherebbero queste dichiarazioni ricorrenti nel tempo su trattative che io comunque credo ci siano. Il problema è cedere eventualmente il Pescara a dei dirigenti che possano assicurare il futuro a questa società, cioè se bisogna, il problema è sempre quello, cedere a chi? Perché noi non sappiamo quali sono gli interlocutori in questo momento del Presidente Sebastiani, però io credo che di una cosa possiamo essere tutti certi, che un dirigente, un imprenditore pescarese non ceda la società al primo arrivato, non ceda la società ad un improvvisatore, non ceda la società a uno che vuole venire a Pescara per gestire con allegria la società. Da questo punto di vista la certezza è che se questa società verrà ceduta, verrà venduta, se entreranno nuovi sicure. Imprenditori, andrà in mani sicure, cioè si farà un salto. Perché l'obiettivo Paolo, esatto, non sappiamo. Paolo, perdonami. No. Non parlo di certezza, parlo di auspicio, ma parlo comunque del fatto che non credo che voglio dire il Presidente Sebastiani voglia vendere domani Pescara e darlo al primo che passa. Sì, Riccardo, ma se si parla di un fondo americano, di un fondo cinese, di un fondo, noi non ne abbiamo, che vuoi, parla, no, perdonami, parla, ma non ne abbiamo. Ho capito, ma se contezza. Fosse un fondo, cioè voglio dirti, anche non il mi Milan, sembra che il Milan, non mi sembra, ma non mi sembra che il Milan col fondo Elliott ci abbia perso, sì. Perché il fondo Elliott ha rimesso a posto. Ma non è venuto il signor Elliott a fare il presidente. Ma noi sappiamo chi sono, ma noi sappiamo in questo, stiamo dicendo che non sappiamo chi sono questi eventuali compratori, sì, ma il fatto che tu parli di che non venga lasciato in mano, quello, ma se va in mano penso un fondo, che quello sia... potrebbe anche rimanere lui, come aveva detto un anno e mezzo, due, cioè non è che viene in un fondo americano, in un fondo cinese, viene qualcuno dalla Cina, dagli Stati Uniti, eh? Cioè, Giuseppe, siamo vicini a un momento storico per questa società. Se è così credo che sarà brevissimo, anche perché adesso ci sono i playoff, la fine della stagione ufficiale, e poi inizierà inevitabilmente la nuova stagione dai primi di giugno. Credo che bisogna cominciare a proiettarsi nella nuova, ecco, appunto, non credo che ora è anche il momento di cominciare, come dici tu, a programmare. Ma perché... se vuoi sapere la mia, credo che questo sia già un momento tardivo, sia per chi vende, perché poi c'è tutta una serie di passaggi da fare eccetera, ma anche per chi compra, cioè chi compra adesso, a meno che non sta lavorando sulla pratica Pescara da diversi mesi e quindi ha già un organico, una struttura, dirigenti eccetera, conosce tutto, oppure farà fatica ad arrivare a giugno, entrare, capire, in pratica, vedere veramente entro maggio si deve sapere. In genere questi passaggi, già questo periodo qua è un periodo rosso dove non si fanno questi passaggi qui, si fanno nei primi mesi dell'anno, oppure si fanno a campionato già impostato dove c'è una fase di affiancamento. In questo momento poi se chi compra e guida le sorti decide. Quindi come Andrea, vuole. Anche tu prima mi dicevi Sebastiano vende a maggio, altrimenti deve cominciare a programmare la stagione. Anche perché a giugno, supponendo un'eventuale non promozione del Pescara, comunque bisogna pianificare da un punto di vista del budget per il prossimo anno, poi tutti gli aspetti burocratici che sono propedeutici alla iscrizione al prossimo torneo. Chiaramente se c'è un passaggio di proprietà in corso d'opera, tutto questo viene complicato, perché da un lato c'è l'iter burocratico per il passaggio di proprietà e poi c'è l'iter, ricordiamoci che il Foggia lo scorso anno ha avuto punti di penalizzazione che ora sono stati rimossi, ma proprio perché c'è stata questa sovrapposizione di iter burocratici. Quindi Giuseppe dice fase, già è tardi. Probabilmente sì, perché a giugno bisogna essere già pronti, ma qui parliamo di una trattativa che non è ancora entrata nel vivo o nella sua fase finale. Vi faccio un esempio pratico.
c'è da rientrare nei parametri, c'è da fare le fiduzioni per iscrizione al nuovo campionato, sia di B o sia di Lega Pro, credo che cambi poco. E devono già preoccuparsi, io credo che già si siano preoccupati, cioè, gli attuali soci. No, dico gli attuali soci, quindi nel momento in cui c'è la fideiussione, poi arrivano gli altri, la teniamo l'iscrizione, poi la cambiamo, la sostituiamo, e poi se non è quel giorno è la settimana dopo, insomma i cambi a passaggio iniziato presuppongono, a campionato iniziato presuppongono che chi esca debba mantenere una serie di garanzie, di esposizioni che ha, in attesa che quelli nuovi che prendono le cariche cominciano a decidere, cominciano a costruire la squadra, poi le vadano a sostituire. E sinceramente non so quante persone. È più facile che il Pescara vada avanti ai playoff o che Sebastiani venda la società? Più facile che vada avanti nei playoff, non ho dubbio. Voglio dire in diretta nazionale che sono con te, d'accordo, a fine stagione. Va bene, chiudiamo anche questo argomento, andiamo in pubblicità, torneremo con altri ospiti, a tra poco. Notti d'Oro, in corso Umberto I 310 a Montesilvano, ha aperto un nuovo store di oltre 1000 metri quadrati di materassi dei migliori brand internazionali. Dorelan, Dorsal, Simmons, Manifattura Falomo. Inoltre troverete una vasta esposizione dei migliori marchi, quali Bontempi, Noctis, Le Comfort, Samoa. Da Notti d'Oro conviene. Notti d'Oro, corso Umberto I 310, Montesilvano. DZ Insurance Sport. Oltre 25 anni di esperienza nelle coperture assicurative nel mondo dello sport. Prodotti altamente mirati per atleti professionisti. Un team specializzato per ogni disciplina sportiva o di qualsiasi altro settore a livello internazionale. Questa è la DZ Insurance Sport. Zampa corta assicura lo sport. Dal 1970 Time Rivestimenti è un'azienda sempre all'avanguardia nel settore delle ristrutturazioni generali, interni ed esterni in tutta Italia. Realizziamo per privati ed aziende lavori di rifinitura di ogni genere, ristrutturazioni chiavi in mano, attività commerciali, impianti sportivi, impianti idrici ed elettrici, arredamento su misura, controsoffitti e cartongesso, isolamenti termici ed acustici, strutture esterne, pergotende e tetti in legno, arredo urbano in genere. Su tutti i social trovi sempre online le nostre novità. Contattaci su timerivestimenti.it. Salve, sono Emilio De Florentis. L'impresa funebre della nostra famiglia nasce nel lontano 1945 in una piccola bottega artigiana nel cuore di Pescara Vecchia, dall'intuizione di mio nonno Emilio e del padre Emilio. Da quel momento, da 72 anni, la tradizione continua e dal 1995 io e mio padre Alfredo abbiamo aperto la nostra impresa, che a Pescara ha sede in via Spaventa, nella zona dello Stadio Adriatico. Emidio e Alfredo De Florentis, 085 66 021. Ti piace l'eleganza, ma non vuoi rinunciare alla comodità? Sei un tipo originale e cerchi un'auto da personalizzare? La concessionaria Fiat Danelli è quella che fa per te. Una ricca esposizione di modelli che spaziano dalla 500, 500X, Panda, Tipo ed il ritorno del mito, la nuova 124 Spider. E poi Lancia, Abarth e veicoli commerciali. Inoltre, la concessionaria Fiat Danelli vanta un'efficiente officina dotata di ricambi originali. La concessionaria Fiat Danelli ti aspetta in via Bovio 137 a Pescara, con ingresso in via Raffaello 30, aperti anche il sabato, mattino e pomeriggio.
Ecco, torniamo in studio per la terza parte della trasmissione dedicata a tutt'altro che calcio giocato, sempre di calcio ovviamente parliamo, perché negli ultimi giorni sono state rese note anche le motivazioni della sentenza del Tribunale federale che nei giorni scorsi ha prosciolto 11 società per il discorso plusvalenze, tra le quali il Pescara, e di 59 dirigenti deferiti, tra i quali Daniele Sebastiani, Gabriele Bankowski e Roberto Druda della Delfino Pescara. In pratica, secondo i giudici, il metodo di valutazione della Procura federale sul valore dei calciatori non può essere utilizzato proprio per il libero mercato. Ad esempio, il confronto con le valutazioni di Transfer Market non è attendibile in quanto trattasi di valutazioni di privati dal sito stesso. E di questo parliamo con l'avvocato Flavia Tortorella, che è arrivata nel nostro studio, la ringraziamo. Buonasera avvocato. Buonasera. Ovviamente legale di diritto sportivo che ha difeso la Delfino Pescara. E i giudici hanno proprio citato il caso dell'attaccante Gianluca Caprari, citato dalla Tortorella nella sua difesa. Questo dà ancora maggiore soddisfazione al risultato finale, perché proprio l'esempio di Caprari ha fatto un po' da battistrada un po' a tutti. Sì, effettivamente è una sentenza particolarmente sintetica, e quindi trovare uno stralcio della difesa spesa dal Pescara sicuramente fa piacere. Più che altro abbiamo cercato di dimostrare attraverso una prova documentale che comunque il sito Transfer Market fosse quantomeno inattendibile sotto il profilo della valutazione secca di delle prestazioni dei calciatori professionisti, per cui diciamo che c'è stato utile il richiamo a questo episodio, che ha visto appunto uno scambio epistolare tra i proprietari di Transfer Market e l'agente del giocatore, dove l'agente si lamentava del valore indicato. Transfer Market aveva un valore qualche mese fa, poi, esatto, ovviamente, a seguito di una lamentela da parte del suo agente si è più che moltiplicato il valore, quindi è ovvio che questo abbia sicuramente costituito un esempio eloquente per il Tribunale, e immagino che sia stato questo il motivo, sintetizzando diciamo in sentenza, di richiamo a questo. Ecco, a proposito di Transfer Market, dopo torno da lei, vorrei sentire proprio Giuseppe Tambone, ma che credibilità ha questo Transfer Market? Perché voi del settore andate spesso a vedere. Voi dico, andate spesso a vedere la valutazione, dice, ecco, Transfer Market ci dice che vale tanto, quindi un po' di credibilità. Ma guarda, personalmente no, che ci sono dei dirigenti che si scambino giocatori rispetto al valore del Transfer Market, credo non l'ho mai sentito. Può essere un'indicazione iniziale? No, personalmente mi è capitato di approfondire con alcuni studi, alcune ricerche, alcune valutazioni, questa situazione della valutazione dei calciatori. Sinceramente ho trovato altri riferimenti come il CIE, che per i top player però ha un aggiornamento continuo sulla base di un algoritmo che non mi sembra proprio campato in aria, però poi il problema è che il calciatore, quando lo vai a trattare sia in uscita che in entrata, il vero valore nasce dalle due teste che ragionano lì. Quindi ecco, poi avvocato Tortorella, serve più forse per una specie di fantacalcio, cose di questo genere, parallele, realtà virtuale. Ci tolgo una curiosità: nella fase embrionale si parlava, per la Delfino Pescara, perché ovviamente ci interessa questo, del comma 2, poi non è stato così. Cosa è cambiato in questo lasso di tempo? È cambiato che abbiamo fatto presente alla Procura che c'era stato un errore in ordine ad un calcolo contabile, per cui l'errore aveva determinato un patrimonio netto inferiore al valore necessario per l'iscrizione al campionato. Corretto quell'errore, invece la Delfino Pescara aveva un patrimonio assolutamente in linea con i criteri per l'iscrizione al campionato. D'altro canto, devo comunque ricordare che, a differenza di tutte le altre difese, noi abbiamo sin da subito
inoltrato una istanza di accesso agli atti presso la Covisoc perché mancava un documento che a mio avviso è molto rilevante per l'intero procedimento e immagino che questo atteggiamento diverso rispetto a tutte le altre società che invece insomma bene o male hanno cercato anche di, come dire, non dico un accordo ma comunque di andare incontro alle esigenze della Procura, forse ha determinato anche un cambiamento di rotta. Ecco, ma anche il par di Pisa hanno avuto il comma 2 e poi prosciolte tutte, quindi è finito come una bolla di sapone anche per loro. Ma perché si sono accavallati molti degli argomenti difensivi e quello che ha accolto comunque il Tribunale è stato quello di una mancanza di una normativa e comunque di criteri oggettivi a cui ancorare un'esatta valutazione. Cioè è ovvio che senza nulla togliere al metodo utilizzato e al lavoro speso dalla Procura federale, quelli erano dei criteri, ma non sono i criteri per la valutazione di un giocatore. Perché è ovvio che, come diceva Giuseppe prima, bisogna anche contestualizzarle delle operazioni di mercato. Io ho messo fuori gioco un'operazione che c'era stata contestata perché non avevano, ad esempio, ci può dire quale? Sì, validato il fatto che noi avessimo rivenduto questo giocatore a meno di quanto lo avevamo comprato per il semplice fatto che eravamo retrocessi, per cui non ci potevamo consentire di mantenere quel contratto di lavoro sportivo. Quindi questa è un'esigenza che obiettivamente ha un suo peso, ma non era stata valutata in concreto. Ecco, tutto però, molti si chiedono, ma la Covisoc, che poi dovrebbe essere l'organo di controllo, sembra non influire nel giudizio della Procura. Cioè la Covisoc fa il suo lavoro, le cose vanno per il verso giusto per le società e poi ci si ritrova, per quanto riguarda il comma 2 ovviamente, no? Coinvolte senza sapere perché, dopo che c'è stata già l'indagine della Covisoc. No, ma infatti questo è stato un ulteriore argomento che noi abbiamo speso, perché è ovvio che qui ci sia una responsabilità dell'organo di vigilanza, eventualmente ci sarebbe stata, posto e considerato che a parte che la finestra che è stata attenzionata riguarda 2 anni fa, quindi la stagione sportiva 2018-2019, noi ci siamo iscritti a 2 campionati e intanto l'organo di vigilanza ci aveva assolutamente aveva effettuato tutta una serie di ispezioni e di controlli che avevano validato quelle operazioni di mercato, per cui si sarebbe aperta anche questa possibilità. Ecco, ovviamente potete intervenire quando volete, però vorrei ripartire da Giuseppe, poi sento anche te Andrea, perché per l'ennesima volta torna a ribalto il discorso plusvalenze, già in passato c'erano stati altri casi, può essere questo, almeno ce lo auguriamo un po' tutti, l'ultimo atto? Allora, due cose. Il discorso Covisoc credo che entri in ballo più che diciamo, nell'ambito del procedimento, nell'ambito di quella che è la rilevanza esterna, perché giustamente voi dall'esterno vi chiedete ma la Covisoc no, controlla o non controlla. Allora, dobbiamo entrare nell'ottica in cui la Covisoc è un organismo federale che non ha poteri di ispezione o perlomeno ha poteri di ispezione documentale, per cui nel momento in cui, per assurdo, non il caso del Pescara, una società dovesse alterare con degli artifici contabili il bilancio, lo approva, lo deposita al tribunale e lo poi presenta nell'ambito dell'iscrizione, loro non hanno armi per poter, anche ipotizzando determinate situazioni o rilevando qualcosa, di inficiare la veridicità. Quindi è un esame documentale, se i documenti sono a posto, no, non può fare ispezioni o perlomeno non può andare a chiamare in causa, come potrebbe fare la Guardia di Finanza, la Procura della Repubblica. Quindi è chiaro che va sulla base documentale, sulla base di quei documenti valuta i parametri e quindi poi tutti gli obblighi che sono. Per quanto riguarda il resto, io vedrei la cosa in una maniera diversa, perché credo che questo ennesimo episodio debba o possa chiudere il cerchio se riusciamo come sistema calcio a comprendere alcune situazioni, perché per quanto penso io il valore di mercato deve essere assolutamente lasciato libero, ma libero perché queste società devono essere libere di muoversi in un sistema di mercato, sono società per azioni e hanno una loro libertà.
Però è chiaro che poi questo valore di mercato, che è libero, deve avere dei riflessi, deve essere ribaltato sui valori concreti che consentano A alle società di iscriversi ai campionati e B soprattutto di mantenere una loro continuità aziendale. Faccio un esempio, questa vicenda qui credo che abbia fatto apparire alcuni valori, no, di scambi di giocatori tra società, tutto legittimo, però se io ho due ragazzini che entrano da una parte, due ragazzini che entrano dall'altra e che escono, cioè che si incrociano tra le società, che valgono 4 milioni di euro. 4 milioni di euro credo che sia, per apportarlo al Pescara, il valore di Torreira, che venne venduto, no? Allora, qualsiasi società, prima di comprare due ragazzini per 4 milioni di euro, ci pensa milioni di volte, ci pensa un nanosecondo se dall'altra parte c'ha altri 4 che gli entrano, sì, no, contabilmente ma non economicamente, perché escono altri due ragazzini. Che cosa hanno fatto queste due società? Hanno fatto 8 milioni di debiti, perché i 4 milioni e non è entrato un euro, e i 4 milioni e non è entrato un euro, con gli ammortamenti di 5 anni, Riccardo se sbaglio correggimi perché sono 800.000 euro l'anno per 5 anni, significa che hanno messo a bilancio debiti per 800.000 euro per 5 anni. Che deve fare una società di B o di C per chiudere questo cerchio di 800.000 euro? Per questo ha fatto debito con la società. Portorello, sono stati questi i principali angoli da smussare? No, allora faccio una precisazione per quanto riguarda la Covisoc, perché è vero che la Covisoc ha dei poteri ispettivi contabili, però come ha segnalato adesso poteva segnalare 2 anni fa, il fatto che lo faccio a 2 anni di distanza mi desta più di qualche perplessità. E la seconda cosa che invece voglio puntualizzare è che sfatiamo anche questo mito delle operazioni a specchio incrociate. Il Pescara non ha avuto operazioni incrociate, il Pescara ha incassato sempre. Non credo che si riferisse in tutte le operazioni, del Pescara. In tutte le operazioni sono state incassate. Ho visto tra le varie operazioni che sono entrate nel novero del processo degli scambi di ragazzini che, se li andiamo a vedere adesso, stanno giocando in interregionale o sono andate all'estero in campionati inferiori. Allora queste situazioni qui, dico, producono operazioni baciate, producono dei debiti per le società, ma queste società credo che abbiano anche l'obbligo di rendicontarle nella relazione di accompagnamento al bilancio, e se si accorgono che i due ragazzini che hanno acquistato per 4 milioni di euro poi vanno a giocare, sono operazioni del Pescara? Diciamo che sono somme che ho visto e che vengono fatte poi in generale poi. Sì. No, infatti, perché noi operazioni incrociate, questo è un altro punto che abbiamo sviluppato, cioè la Covisoc parte da una premessa che viene seguita anche dalla Procura federale, ma che poi viene tradita all'interno del procedimento, perché in verità noi abbiamo portato i ricavi, e quindi vuol dire che finanziariamente noi quei soldi non solo li abbiamo contabilizzati ma li abbiamo incassati, quindi mancava il presupposto della operazione incrociata. Poi certo, 500.000 euro per una società di serie A possono non essere nulla, per una società di serie B è molto diverso. Quindi ci sono stati questi incassi, e poi noi non abbiamo avuto dei giocatori, abbiamo sviluppato anche questo metodo seguendo l'esercizio, per me sterile, della Procura federale, di andare a vedere che cosa fosse accaduto ai giocatori dopo. Ma è ovvio che nel momento in cui io faccio un investimento, in tutte le aziende si fa così, quello è un investimento come un altro, io non so quello che succederà dopo, magari il giocatore mi si rompe 10 giorni dopo averlo acquistato, vale o averlo venduto. È ovvio che la vita del bene a livello commerciale che io ho venduto non è più affar mio. Allora, Andrea voleva fare subito una domanda. Andrea? Sì, io ho un paio di domande all'avvocato Tortorella che saluto. Una domanda un po' più semplice: se, essendo un giudizio di primo grado, c'è margine per la procura di fare appello, se avete contezza che la procura si muoverà per fare appello e quindi se ci sarà almeno un altro grado di giudizio? Ma ad oggi non c'è pervenuto il ricorso da parte della Procura federale, ma non posso escludere che la Procura federale, anche alla luce della vasta mole di indagine messa sul fuoco, possa comunque decidere di appellare questa sentenza, non lo posso escludere.
E poi un'altra domanda forse un po' più complessa, è chiaro che un avvocato si muove in punta di diritto e duella tra virgolette in dibattimento con la procura davanti ai giudici in punta di diritto, ma c'è stato il timore anche di subire una sentenza di natura politica quando si crea un certo clima che coinvolge anche club di Serie A e quindi questo movimento di opinione, no, che si è diffuso nel guardare le plusvalenze come un qualcosa di assolutamente negativo, quando poi fa parte del player trading fare comunque plusvalenze. C'era il timore di subire una punizione anche eccessiva, o comunque di subire una punizione quando si ritiene di non essere assolutamente colpevoli, e tutto questo frutto di un clima un po' più politico che in punta di diritto, perché poi lo si dice sempre, non è possibile oggettivamente stabilire il valore di un calciatore. Guardi, sarei un'ipocrita nel rispondere che non ho avuto il timore che questo potesse accadere, quindi le rispondo che sì, ho avuto il timore che questo processo potesse essere come dire, un esempio per tanti altri e quindi in qualche modo potesse fungere da apripista per uno scoraggiamento all'utilizzo di plusvalenze fittizie. Tuttavia la politica... Quando ho capito che non era così? Quando ho ascoltato il presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio, che in qualche modo ha sposato il principio per cui non si può sottoporre a procedimento disciplinare delle società e dei consiglieri di amministrazione in un momento in cui non c'è ancora quella una dichiarazione federale. Di Gravina gli ha un po' aiutato. Mi ha molto rassicurata, mi ha rassicurata, ma d'altronde insomma, la politica della federazione in questi ultimi anni, da quando è presidente il dottor Gravina, ha dimostrato quasi sempre di evitare episodi incresciosi fondati su una politica sterile, ma di andare incontro al sistema e cercare magari anche un tavolo. Ecco, questo sì, è stato un bellissimo tavolo questo procedimento, che ha aperto a tantissime strade, a tantissime idee, ha aperto un tavolo di confronto, una finestra di confronto tra gli operatori per cercare una soluzione, ma non per via giudiziale. Totò, sei in silenzio perché no, è un discorso mai acquisito, quindi siamo più tranquilli. Beh, purtroppo certo. Dall'esterno la vedo male, voglio dire, essendo vecchio di calcio. No, la domanda che faccio sia alla dottoressa Tortorella che al dottor Tambone, vorrei sapere quando nasce, come nasce, perché nasce questo sistema delle plusvalenze e se è la strada giusta per il calcio in generale. Difficile? No, vabbè, la plusvalenza è un fatto assolutamente positivo, nel senso che quello di cui mi sono lamentata in dibattimento è che questo fosse un processo di demonizzazione della plusvalenza, che in verità è uno strumento finanziario virtuoso. È ovvio che non lo è nel momento in cui è fittizio. Questo però assolutamente non toglie valore e validità ad uno strumento finanziario che consente, laddove esercitato con correttezza e con logicità e con ragionevolezza e proporzionalità, di addivenire ad un risultato straordinario. Ci sono società che vivono, come la Delfino Pescara, sulle plusvalenze reali che ha fatto. Noi abbiamo depositato una perizia tecnica del dottor Massimo Collina sulle plusvalenze che il Pescara ha fatto da quando è presidente il dottor Sebastiani, e proprio il modello di business che ne è uscito fuori è un modello di business virtuoso, perché è una società che vive oggi ed è vissuta in passato delle plusvalenze su giovani che magari anche in un momento embrionale non venivano visti da tanti come prospettive, come talenti, e invece poi hanno predominato. Ho fatto anche l'esempio dell'europeo, dove un terzo dell'europeo che è sceso in campo e vestiva la maglia del Pescara quando è andato in Serie A. Questi sono numeri. Il termine plusvalenza viene da tutti valutato come un reato sembra nel calcio fare plusvalenze. Ma è la fittizietà che fa della plusvalenza. Ma no, noi abbiamo un precedente neanche troppo recente di Chievo Verona Cesena, che secondo me ha molto influenzato la dinamica dell'indagine della Procura Federale, perché in quel caso si arrivò ad una condanna. È vero però che i presupposti erano completamente diversi, lì si parlava di tantissime operazioni tra due società, tantissime a specchio, esatto, e si dimostrò che quasi tutti i giocatori proprio non erano stati
neanche contrattualizzati dalla società che l'acquisiva, quindi ovvio che, come dire, c'erano degli indizi gravi, precisi e concordanti. Sì, sì, in questo processo mancano gli indizi, c'è un sospetto, ma il sospetto è un rischio che si può correre, voglio dire. Beh, nel generale, momento in cui si fa una plusvalenza fittizia, certo. Giuseppe, volevi rispondere a Totò? No, l'idea effettiva della plusvalenza è un'idea virtuosa, perché è un club che riesce a dare valore all'attività che fa e dà sicuramente da prendere come modello. Il vero problema però è che nel modello dei club italiani i ricavi che arrivano da questa situazione sono il 25%, quindi sono una fetta anche economico-finanziaria molto pesante, e molto spesso a questo non c'è il riflesso economico. Quindi credo che l'unico modo per poter consentire alle società di fare le plusvalenze sul serio e di evitare di indebitare i club, perché questo, continuo a dirlo, è un modo per indebitare i club senza meno, è quello di dare rilevanza nei parametri federali, perché questo può fare la federazione, non può cambiare le leggi dello Stato, e verso questo si sta ragionando, di dare rilevanza solo agli scambi, alle operazioni che hanno effettivamente una rilevanza economica. Quindi la plusvalenza vera del Pescara che prende un ragazzino che valorizza il ragazzino dalla primavera alla prima squadra e poi lo vende, oppure che lo tiene in prima squadra, lo compra a 2, lo rivende a 10, a quel punto sì, perché se il Pescara... ci hanno contestato Brunori, cioè... Bruno, no, che oggi chissà quanto vale. Però dico, se invece il club fa questa operazione, ma dall'altra parte la inserisce ad un valore tre volte, no? Cioè, se non ricordo male, sì, l'operazione Machine, tanto per citarne una, ha avuto, è stato un giro che sembrava una di quelle plusvalenze con valori talmente inventati. Credo che il Pescara, se non ricordo male, al netto del premio che doveva dare alla Roma e all'acquisizione avuta eccetera, credo che abbia avuto una minima parte di plusvalenza da poter mettere. Quindi attenzione anche a demonizzare, no, determinate operazioni, perché magari lì non c'è neppure il... Ok, Riccardo. Due cose, la prima, avvocato, buonasera, ma è possibile mai che però poi, quando tutto questo si viene dissolto, perché la maggior parte di tutte queste cose che vengono dissolte, non c'è mai un colpevole, cioè intendo dire la procura fa una male genere, butta, sembra che siano tutti grossi delinquenti, poi alla fine nessuno ha fatto niente, però va tutto a terra luce meno. La prima cosa, poi le minusvalenze, esistono anche le minusvalenze, cioè perché si parla di plus, ma si parla anche di minus. Cioè la plusvalenza o la minusvalenza è una voce comunque di bilancio che esiste. Il problema è la valutazione, chi valuta che cosa e chi, questo è il vero concetto, ma chi dice che questo non è vero? Poi un'altra cosa, questo è un termine borsistico, quando io vendo c'è uno che compra, cioè non è che io dico vale 10, ma poi lo devo vendere a 10, se uno me lo compra a 10 vale 10. Avvocato Tortorella. Ho sbagliato, avvocato. Sulla seconda ha perfettamente ragione, grazie. Peraltro la procura ha fatto anche noi abbiamo contestato il metodo di contabilizzazione, perché è caduta in errore di double counting utilizzando una teoria dove le due operazioni venivano valutate singolarmente, salvo poi in premessa dire che erano incrociate, per cui o sono delle due l'una, o sono incrociate o sono contabilizzate singolarmente. Se sono contabilizzate singolarmente vuol dire che non sono incrociate e quindi non c'è compensazione. Per quanto riguarda la prima, purtroppo questo non è un problema di questo procedimento, e questo può succedere sempre, nel senso che un'indagine può portare anche ad un proscioglimento per assenza di elementi determinanti della colpevolezza, oppure perché appunto non si è ritenuto in questo caso, ad esempio, che non ci fosse un valore reale. Il valore reale. Ovvio che la procura fa il suo lavoro e poi tocca a noi fare il nostro. Rispondo un attimo. Io sono un procuratore, un giocatore che voglio dare, parliamo del Pescara al Pescara, leggo che il Pescara che vuole tutto questo, posso anche non dare e avere io, Delfino Pescara, un danno in tutto questo.
Sicuramente. Paolo Lenzetti. Sì, io volevo fare due domande all'avvocato, una domanda su questo argomento, poi volevo fare una domanda su un altro argomento, volevo approfittare della sua presenza come legale, oltre che esperto di diritto sportivo. La paga questa... parte, bisogna di un avvocato. Però la paga a parte. No, spero di no. Cioè Lenzetti paga a parte la seconda. No, volevo dire, quello che è successo quest'anno può servire comunque in futuro per far sì che si possa minimamente regolarizzare, regolamentare tutto questo, perché se no c'è il rischio che il prossimo anno esca fuori un'altra inchiesta sulle plusvalenze, tra due anni la stessa cosa, tra tre anni la stessa cosa. Voglio dire, insomma, che cosa potrebbe insegnare quello che perché è successo quest'anno? Perché scuoti la testa, Giuseppe? No, perché credo che sia un allarme di quelli clamorosi, perché chi utilizza questi scambi adesso sa perfettamente, già nelle ultime sessioni di mercato, guarda caso, gli scambi di plusvalenza si sono appiattiti e abbassati a un valore normale. Cioè è possibile regolamentare, regolarizzare nell'ambito del libero mercato, perché questa la condizione sine qua non questa questione delle plusvalenze. Poi le devo fare un'altra domanda. Se il mercato è libero non si può regolamentare, perché altrimenti vuol dire cancellare il diritto commerciale. Però c'è il rischio che il prossimo anno esca fuori probabilmente questa sarà stata anche una lezione a chi vuole a tutti i costi fare uno scambio di figurine, nel senso che lo scambio di figurine non l'hanno fatto i presidenti, ma hanno mostrato di farlo dall'altra parte della barricata, perché è ovvio che i giocatori non possono in alcun modo avere un prezzo prestabilito prima, perché le condizioni di vendita sono veramente tantissime, e sono le circostanze a fare lo scambio di cosa con prezzo, cioè purtroppo è questo, quindi non credo che si possa regolamentare. Quello che però credo è che sicuramente ci siano degli strumenti a latere, qualcuno già anticipato verbalmente dal presidente della FIGC, che potrebbero in qualche modo fungere da deterrente per chi volesse ad esempio utilizzare delle plusvalenze, siano esse reali o fittizie, per l'iscrizione ai campionati. La seconda Paolo, sì. Voleva, Paolo, il problema è che regolamentarle non si può, però far capire che utilizzarle a fini di mantenere a galla delle società è un sistema che poi non ha i piedi per reggersi, questo è un compito che credo possa aspettare a tutti gli operatori del mercato, perché è chiaro che queste plusvalenze le utilizzano, le devono utilizzare tutti i club per valorizzare il proprio prodotto, quelle fittizie comunque nell'ambito del sistema non le utilizzano tutte le società, certo. Quindi è chiaro che non bisogna né demonizzare quelle che sono state citate in giudizio perché sono le più cattive e tutte le altre sono buone, e né andare a generalizzare. L'idea vera è proprio questa, è quella di fare in modo che dal lavoro delle società entrino dei soldi nel sistema. La società che fa la plusvalenza deve poter entrare in possesso di denaro che gli serve per i parametri, per gli investimenti, per la propria vita, per la continuità. Se invece valuti 4 perché tanto non li cacci, valuti 10 e tanto non li cacci, e continui con questa situazione a fare debiti per la società, poi danneggi, caso Catania, con la massa debitoria, il sistema, perché poi i gironi, poi le squadre, poi tutta una serie di calciatori. Quindi è chiaro che non si può regolamentare, però bisogna fare in modo che queste situazioni qui non vengano ad inficiare il lavoro sportivo. Poi saranno la magistratura ordinaria. Paolo, l'altra domanda? Ecco, volevo chiedere all'avvocato, uscendo fuori dall'argomento plusvalenza, siccome è argomento delle ultime settimane, qualche settimana fa la Guardia di Finanza è andata negli uffici della Pescara Calcio per sequestrare della documentazione che riguarda i bilanci della società di anni scorsi. Le chiedo da avvocato, che rischi, se c'è un rischio sportivo eventualmente, insomma, questa cosa deve preoccupare, può preoccupare? Abbiamo sentito il presidente Sebastiani dirsi tranquillo, insomma, lei da avvocato in questo caso non parte in causa, che cosa
può dire? Guardi, allora, non conosco la vicenda nello specifico perché non me ne occupo personalmente. Però avrà letto? Assolutamente sì, conosco, è un fatto noto e non ritengo che ci possano essere dei risvolti a livello sportivo, anche perché da quello che so è un'inchiesta che è stata aperta a seguito di un contenzioso di natura civilistica, per cui ovvio che ci sia un esposto e quindi era doverosa l'apertura di un'indagine. Immagino che quindi si concluderà con un accertamento, ma non credo che quell'accertamento in questo momento storico possa impattare a livello sportivo. Poi ovvio che bisognerà vedere cosa succederà, se ci sarà effettivamente l'apertura, un rinvio a giudizio, un'apertura di un processo per falso in bilancio. Insomma, avvocato Tortorello, ci sono 6 anni di prescrizione dal punto di vista sportivo, quindi bisogna vedere. Un'altra vittoria a livello sportivo per l'avvocato Flavio Tortorella, una vittoria ovviamente anche per il Pescara, e non è la prima volta. No, ma è sempre come se fosse la prima volta. Però grande soddisfazione, è stata una bella grandissima soddisfazione, e poi anche un processo che mi ha insegnato tanto, poi, che ha fatto, sì, ripeto, da battistrada per tutti gli altri. Assolutamente, ma anche la differenza tra sospetto ed indizio, in verità, certo, ce l'hanno rubata in dibattimento, perché un po' di, è stato questo. No, di apprensione giustificata all'inizio, poi con il passare del tempo ha capito la mossa vincente qual era. Sì, diciamo che sin da subito ho individuato, noi siamo anche un po' diagnostici in questo lavoro, l'esperienza fa tantissimo, abbiamo individuato immediatamente quali potevano essere i problemi e abbiamo spinto sull'acceleratore senza farci prendere dal panico e di andare lì a collaborare in un momento in cui la collaborazione, per quanto mi riguarda, la mia è una deviazione professionale, io lascio al gioco delle parti, la procura fa la procura, il difensore fa il difensore. Intanto è stata la vittoria più importante di questo campionato. Questa è stata la vittoria più salutare per la società, altrimenti sarebbe stato senza playoff. Avvocato, grazie per essere stato qui con noi. Grazie, non so se voleva aggiungere qualcos'altro. No, penso assolutamente. Che grazie, abbiamo mille. Dato spazio a questo argomento perché ci ha tenuto un po' col fiato sospeso per diversi. Si parlava addirittura di esclusione dal campionato. Sì, per diversi mesi. Vabbè, lì quando c'era il comma 2, credo. Sì, assolutamente, certo. Ma era molto, era prevedibile, perché obiettivamente se con te la filosofia è questa: se ti contesto la partecipazione ad un campionato a cui tu non dovevi partecipare, per riequilibrare il tutto te lo devo togliere quel campionato. Ti escludo. Grazie ancora all'avvocato Flavio Tortorella per aver scelto questa trasmissione, grazie a Totò De Leonardis, a Riccardo Clinco, grazie a Giuseppe Tambone, a Paolo Renzetti, a Andrea, grazie. Noi ci rivedremo lunedì prossimo dopo il primo esito dei playoff. Grazie a Maurizio Daguì in regia, a Loris Bennato alle telecamere, ci vedremo ovviamente dopo il 1° maggio. Grazie per averci scelto.